Amore, vado a prendere Sean all'aeroporto, sì, sì, e ci vediamo dopo, okay, va bene? Chi è Sean? Mio figlio. In questo film ho una posizione di padre abbastanza anomala, perché sono padre di un figlio, padre naturale di un figlio che però vive con la madre in Ungheria, e sono padre di una di un altro, del figlio della mia compagna. Meno male che ci sei tu nella mia vita. Che mi commuovi così. Viola è una donna molto molto libera, vuole riunire tutta la famiglia, vuole che si un po' una dea della pace, non so, vorrebbe che tutti andassero d'accordo con tutti. È una che si è lasciata alle spalle una storia con un uomo e qui ricomincia, ha ricominciato un'altra vita, una donna che sa anche ricominciare. Alla fine, con Davide, siete mai stati un po' felici? Ma non me lo ricordo, non lo so. Prima della scena, tu mi ricordo, tu mi hai chiesto, ma come ci si deve baciare? Esatto. Come baci nella vita? Mi baci così come baci nella vita, ti ricordi? Certo, ah, certo. Ok, perfetto. E infatti si è lanciato. Ah, ma che era facile, pensavo che c'era una tecnica particolare. Quando due persone si baciano, nel film si baciano. Cioè, come dice, io mi bacio, cioè, noi, è così. Ma come si baciano nel film? Si baciano. È colpa tua! Colpa mia! È colpa tua! E 10 anni fa sei tu che te ne sei andato. Ma cosa? Io ammiro le persone che riescono a dire amami per sempre o lasciami per sempre. Certo. Io ammiro, io penso che per me niente, per sempre è proprio una parola che non entra nel mio vocabolario. Io ti amo, Martina! Io ti amo, ti amo! Lasciami per sempre vuol dire che tu mi devi lasciare sempre, cioè sempre vuol dire adesso. Cioè lasciami, 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 lasciami. O no? Scusate, mi sono perso, ma qualcuno può fare un riassunto, per favore?